Maria De Filippi ha visto cancellato, o forse solo posticipato a data da destinarsi, un suo programma di punta. La decisione di Mediaset ha sorpreso tutti. Fa sempre un certo effetto vedere programmi TV sospesi, soprattutto se la conduttrice di questi è un mostro sacro della TV come Maria De Filippi. Eppure è proprio quello che è successo. Mediaset infatti ha deciso di sospendere cancellando, almeno per il momento, la messa in onda di Amici All Star. Il programma TV di Maria De Filippi, dove alcuni VIP si sfideranno in prove di ballo e canto proprio come accaduto nella scorsa edizione, la prima, che ha avuto davvero tantissimo successo. Immaginiamo che la delusione della conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te sia molto forte ma, allo stesso tempo, sia consapevole del fatto che, a causa della recente epidemia di coronavirus, non si possa proprio rischiare. Recentemente Maria De Filippi ha sostenuto la protesta di Bonolis contro Mediaset sulla mancata messa in onda di programmi registrati, decidendo di sospendere la messa in onda di Uomini e Donne anche se le puntate erano già registrate. Scopri qua cosa è successo. Maria De Filippi furiosa con Mediaset. Ecco il vero motivo della sospensione anticipata di Uomini e Donne. Cosa è accaduto? Maria delusa. Mediaset sospende Amici All Star. Tutti i fan di Amici All Star sono rimasti molto delusi dalla decisione. Sta comunque lottando per far sì che il programma non venga del tutto cancellato nel 2020, ma che possa andare comunque in onda con un ritardo, come riporta TV Sorrisi e Canzoni. La data prevista da Maria De Filippi dovrebbe essere, salvo ulteriori proroghe causate dal Covid-19, per il prossimo 2 maggio 2020. In questa data dovrebbe prendere via questo programma che l'anno scorso ha visto affezionarsi un'enorme fetta di pubblico e che ha riscosso tantissimo successo. Mediaset accontenterà la sua conduttrice di punta o rimarrà fermo sulla decisione della cancellazione definitiva, almeno per quest'anno. Vediamo, inoltre, che il 3 aprile è prevista la finale di un altro suo programma di enorme successo, sempre creato dalla sua fascino. Parlando di Amici, il programma destinato ai ragazzi, mentre settimana scorsa è terminato con un boom di ascolti TV anche C'è posta per te. Insomma, Maria De Filippi cade in piedi, come si suol dire, ma la delusione è sicuramente stata parecchia. Con la salute, però, non si scherza. Meglio non rischiare.